Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ancora anticiclone protagonista del tempo sul nostro territorio. Infatti porterà ancora cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi nella giornata di domenica e un clima ancora particolarmente mite per il periodo, con massime che a Clusone potranno raggiungere anche i 12-13 gradi e punte di 16-17 gradi nella zona del lago di Iseo e nella città di Bergamo. Qualche segnale di cambiamento, qualche timido cambiamento arriverà già nella giornata di lunedì, quando assisteremo ad aumento della nuvolosità a causa di infiltrazioni di aria più fresca proveniente da est che porteranno anche un calo delle temperature. Ma per un vero cambiamento del tempo dovremo aspettare giovedì, quando si avvicinerà una perturbazione vigorosa, intensa atlantica, che porterà le prime nubi nel corso della giornata e le prime piogge dalla sera, con un deciso peggioramento poi nella giornata di venerdì, dove le piogge insisteranno sul nostro territorio e le nevicate oltre 1300-1400 metri di altitudine. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani, domenica, che vede cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con pressione atmosferica molto elevata a indicare questo campo di alta pressione robusto che appunto ci tiene compagnia, zero termico intorno ai 2600 metri di altitudine, al più qualche velatura in transito sul nostro settore orobico, ma senza disturbi particolari, con un clima, abbiamo detto, particolarmente mite per il periodo, una ventilazione praticamente assente sia nelle zone di bassa quota che in montagna. Andiamo ora a vedere l'evoluzione del tempo per la settimana. Abbiamo indicato nella giornata di lunedì qualche annuvolamento sul nostro territorio, ma senza precipitazione. Infatti saremo raggiunti da dell'aria più fresca che porterà appunto queste nubi alternate a schiarite, con un calo generalizzato delle temperature, dove le temperature si attesteranno intorno ai 4 gradi di minima e gli 11 gradi di massima sull'altopiano di Clusone, uno zero termico in calo a 2200 metri di altitudine. Nella giornata di martedì avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma farà un pochino più fresco al mattino, dove torneranno anche le gelate al suolo, e uno zero termico anche qui in calo a 1900 metri di altitudine. Pressione atmosferica in calo a indicare il primo cedimento dell'alta pressione che via via tenderà a ritirarsi dal nostro territorio. Mercoledì avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con un lieve rialzo termico, ma il vero e proprio cambiamento arriverà nella giornata di giovedì. Abbiamo detto nubi già in progressivo aumento al mattino, tenderanno a coprire il cielo su tutti i nostri settori, temperature comprese fra 3 gradi di minima e 8 gradi di massima, pressione atmosferica in calo, zero termico anch'esso in calo a 1900 metri. Arriveranno anche le prime piogge nel corso del pomeriggio sera a bagnare gran parte del nostro territorio, quota neve intorno ai 1200-1300 metri di altitudine. Venerdì sarà una giornata caratterizzata molto probabilmente dal maltempo, con piogge in intensificazione su tutti i nostri settori, temperature comprese fra 5 e 7 gradi, zero termico intorno ai 1700 metri di altitudine e nevicate che si spingeranno intorno ai 1000-1200 metri di altitudine. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.